Dottor Paolo Nucera, dirigente del pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La sua struttura, dottor Nucera, in questi giorni è finita un po' nell'occhio del ciclone, involontariamente, per questa forma di pendolarismo sanitario dalla vicina Campania, a causa naturalmente dei problemi del Covid, appunto, d'Oltre Carigliano. Senta, qualche dato, qualche numero. Quante persone provenienti d'Oltre Carigliano in questi giorni, pazienti Covid o no, sono passate presso la sua struttura? Allora, nei primi 15 giorni abbiamo avuto una media, come vi abbiamo abbondantemente detto, di circa 10 persone al giorno provenienti dalla Campania. Quanto riguarda i pazienti Covid non sono stati un gran numero. Noi abbiamo ricoverato nei primi 15 giorni 3 persone ricoverate, abbiamo anche già mandato a domicilio. E come tipologia di paziente non è stato Covid, sono pazienti che hanno problematiche di tipo traumatologico, problemi di tipo cardiologico, quindi è molto varia. E calcoliamo che diciamo questo pendolarismo, come lei giustamente ha definito, è dovuto anche alla stretta vicinanza che abbiamo con i paesi limitrofi, adesso Runca, Mondragone, paradossalmente sono più vicini a noi che a Napoli. Ecco, se non avevano il Covid, dottor Nucera, potevano rivolgersi presso appunto i nosocomi della provincia di Caserta di Napoli. Lei si è chiesto perché sono venuti qui a Formia e hanno proseguito anche per Latino o sono andati anche a Cassino? Questa è la domanda che sto ricevendo più volte in questi ultimi giorni. E sono pazienti che si rivolgono a noi. La media dei pazienti della Campania, meno male, è costante, anche in periodi non Covid. E il Covid non ha aumentato più di tanto la frequenza dei pazienti provenienti dalla Campania, anche perché non ha, siamo nella media come i pazienti locali. E sul perché vengono, come ho già detto, non vado a chiedere al paziente perché viene e perché non viene. Il paziente mi fa una domanda e io devo rispondere alla domanda che mi dà il paziente. Il paziente ha bisogno di cura e io devo dar cura al paziente. Naturalmente la Costituzione, la nostra Costituzione, che è ancora vigente, dice che ci si può curare o a Lampedusa o appunto a Merano, ma le chiedo, ma non si è posto il problema? Questi pazienti stanno arrivando qua a Formia quando c'è una zona rossa istituita in Campania? La zona rossa lo sappiamo tutti, quando ci sono anche motivi di salute la zona rossa è passabile, quindi nel momento in cui il paziente dichiara che ha una necessità di cura, la zona rossa è facilmente passabile. E quindi non sta a me poi far rispettare o non rispettare il passaggio dalla zona rossa alla zona non rossa. Senta, una considerazione, si parla di scene per certi versi anche inverosimili, persone arrivate con le bombole d'ossigeno all'interno delle proprie auto, pazienti che sono stati accompagnati dai tassi, ma queste notizie risultano vere? Guardi, noi nel momento in cui entrano in pronto soccorso non vediamo come arrivano, quindi vediamo già che sono già arrivati. Bomba d'ossigeno. È chiaro che ogni paziente pensa e chiede e cerca il mezzo più idoneo per venire, poi sia in macchina con la bomba d'ossigeno, il tassi, l'ambulanza arrivata. Ripeto, non è una cosa che in qualche modo riguarda noi. Senta, nelle ultime 24 ore ci dica quante persone campane sono state ricoverate presso il pronto soccorso di Formia e poi all'interno dello stesso ospedale? Da lunedì abbiamo avuto un trend in calo, però ripeto, noi parliamo di una media giornaliera, quindi non è attendibile questi 3 giorni. Come le ho già detto, nei primi 15 giorni la media è intorno ai 10, negli ultimi 3 giorni la media è calata. Senta, è vero che c'è stato questo flusso? Perché probabilmente ne hanno parlato i media, i giornali, e probabilmente qualche paziente si è convinto a partire. Guardi, ripeto, per quale sia la motivazione che il paziente si mette in macchina, se sia la disperazione, se sia che pensa di ricevere una domanda di cura migliore rispetto all'altra parte, questo non glielo so dire. Quindi pazienti che vengono hanno necessità di una risposta alla loro domanda di cura, noi dobbiamo solo darla. Dottor Nucera, era il 2 di marzo, nel pronto soccorso di Formia è stato diagnosticato il primo caso Covid in provincia di Latina, la famosa signora di Cremone che poi non ce l'ha fatta perché era qui ospite di alcuni parenti per appunto problemi di natura personale. Questa struttura, ce lo dica, lei naturalmente fa il dirigente, deve anche curare l'interesse dell'ASL, sta reggendo questa seconda botta, questo secondo urto? Stiamo lavorando come stanno lavorando il resto delle strutture in tutta Italia. Noi in qualche modo stiamo cercando di reggere, non perché non stiamo tenendo, perché come vedete qui non abbiamo file di ambulanza,
È chiaro che il flusso delle ambulanze rispetto a un ospedale grande, come potrebbe essere quello di Arina, che non ha Covid, è minore rispetto a Latina. In questo momento siamo in affanno come tutte le altre strutture di tutta Italia, non stiamo magari al collasso, al tracollo, però stiamo lavorando. Una penultima considerazione, non la voglio trascinare nella polemica politica, ma questo ospedale è ospedale Covid o no? Perché l'ASL inizialmente aveva detto di no, ora invece ha chiesto sì, Don Svizzero, come l'ospedale di Aprilia, come Santa Margherita, è un ospedale Covid. Non è una polemica, non è assolutamente una domanda che devo fare a lei. Esatto, io non c'è, io quello che io leggo sulle ordinanze della regione faccio. È uscita un'ordinanza della regione del 65 in cui si stabilisce che nel nostro nosocomio ci devono essere 6 posti di terapia subintensiva e tale stato. Adesso sono occupati questi 6 posti? Sì, sono tutti occupati con pazienti Covid all'interno che hanno avuto necessità di, e alcuni ancora ce l'hanno, di assistenza ventilatoria non invasiva, li stiamo trattando, li abbiamo già dimessi anche, quindi quello che la regione ci dice noi facciamo. Una considerazione finale riguardo il pronto soccorso, perché io ho capito, se vengono a Formia probabilmente perché riconoscono la bontà, l'ospitalità e soprattutto la bravura di voi dirigenti. Si parla di un potenziamento di questa struttura, un progetto che l'ASL ha inviato al Comune per potenziarlo. Il pronto soccorso, che diciamolo, è un fiore all'occhiello del Don Svizzero di Formia. Guardi, non sta dicendo lei, quindi sono contento se questa cosa avviene. Quindi sul fiore all'occhiello la ringrazio perché è un complimento che ci sta facendo. E che la pensano così la popolazione, dopo un anno che sono arrivato, mi fa solo che piacere.